subito. Si è appena conclusa la riunione qui a Camposanto con gli amministratori del Modenese. Chiediamo subito al segretario Pierluigi Bersani un bilancio di questa giornata che è partita da Poggio Renatico alle porte di Ferrara ed è proseguita qui nel Modenese, insomma, nei due territori più colpiti dai due sismi. Ma intanto la prima cosa che mi viene da dire è che è una disgrazia, un'enorme disgrazia a questa popolazione, a degli amministratori di serie A veramente impegnatissimi e non solo, ma anche molto precisi sui problemi, che sono enormi, sono problemi enormi. Adesso tutti questi amministratori hanno il compito difficile, non sono consapevoli, di far comprendere la popolazione che questa sarà una cosa lunga. Si stanno mettendo in fila le cose da fare, si cominciano a fare, c'è un ottimo coordinamento tra regioni e enti locali e quindi c'è una struttura in grado di prendersi in carico l'operazione, e quest'idea di gestirla stavolta fuori dalle antiche esperienze, facendo quindi un coordinamento, un comitato tra presidente della regione e i sindaci, mi pare una sfida giusta, molto coerente anche con le possibilità che ci sono qui. Dopodiché i problemi sono naturalmente, c'è ancora da dare accoglienza, ospitalità, c'è da mettere in moto tutta la macchina delle verifiche sulla disabilità, in particolare per quel che riguarda i temi del lavoro, quindi sono sterrati intere mani, e quindi l'esigenza però di conciliare di questo lavoro rapido con la sicurezza, questo è il punto che abbiamo affrontato, abbiamo visto, stando da una parte ovviamente la sicurezza, non possiamo scherzare su questo. E poi ci sono problemi che riguardano, diciamo, i punti cruciali della vita di una comunità, le scuole. A settembre qui sono un sacco di scuole interrate, quindi a settembre bisogna ripartire, la possibilità di avere nel mondo del mondo le scuole che accolgono studenti e insegnanti. Insomma, un sacco di problemi, però anche, devo dire, la forza per affrontarli, io ho ricordato questo. Dal lato del PD qual è l'impegno? Ma noi intanto stiamo cercando di ovviare, in attesa che arrivino le norme, a questa esigenza di coordinamento tra le amministrazioni, su cui allestiti un nuovo meccanismo, di questo non ci sarà più bisogno. E dopodiché, per quel che riguarda noi, naturalmente siamo mobilitati con tutte le nostre strutture che stanno operando per quel che riguarda l'accoglienza, per quel che riguarda, diciamo, la mobilitazione anche dei civismi. Ecco. Tutta la nostra gente, diciamo, si è tolta il marchio e si è messa a lavorare con i cittadini, quindi è nel cuore di queste risposte. Adesso noi ci daremo un sistema di gemellaggio, un sistema di coordinamento anche nazionale, in modo da tenere in rete i territori e di avere persone dedicate a questa questione. Cercheremo di lavorare nella stagione delle feste, ecco, per caratterizzarle sia sul piano pratico, già adesso abbiamo le feste dell'ospitalità, ma anche sul piano, diciamo, di fare in modo che non si spengano i riflettori, che si riesca a fare il punto della situazione sempre. E quindi su questo, diciamo, il Partito Democratico farà la sua parte, e noi siamo qui appunto per vedere come organizzarci meglio.